Allora, Aldo Lemme, Adler, da dove ripartite, da dove volete ripartire per la nuova stagione? Ripartiamo da una serie di storie che speriamo che in qualche modo vadano di pari passo con dei numeri del mercato che cambino anche un po' a prescindere dalle nostre storie, perché sennò diventa un po' come nuotare controcorrente. Se noi guardiamo il mercato theatrical degli ultimi mesi, notiamo in maniera eclatante, se non drammatica, che i film che hanno performato sono solo pochissimi e veramente quelli per cui le persone dicono alziamoci dal divano e andiamo al cinema a vederli. Io credo che questo processo sia un processo di rieducazione che in 2 anni è come quando a un bimbo piccolo per 2 anni in qualche modo gli fai fare delle cose sbagliate, quello poi correggerlo è estremamente complicato. Temo che stia accadendo un po' questa cosa, che non significa forse che il mercato del cinema è completamente stravolto e che i numeri in sala saranno per sempre questi, però significa che bisogna lavorare tanto per far tornare qualcosa di simile a quello che era, diciamo, 3 anni fa, diciamo, nel periodo pre-pandemico. Come farlo? Le major lo fanno con Spider-Man, con Maverick e con Vattene a pesca, e noi proviamo a farlo con dei film che ci auguriamo che in qualche modo nel loro piccolo facciano alzare un numero molto meno considerevole, ovviamente, di persone rispetto a quelli che abbiamo citato prima, ma che però le facciano alzare dal divano. Tutto qua, questa è la risposta che posso darti in termini generici. Quali sono i titoli su cui puntate? Tra l'altro ne avete uno in estate. Sì, ne abbiamo uno in estate che di fatto cioè i due film, diciamo, estivi sono film sul target più giovane, uno è Fly e l'altro quindi Dance, adolescenti, che peraltro adolescenti in carcere, che nel loro processo di riabilitazione hanno come programma quello della danza, quindi comunque un film non meramente, solamente, puramente di ballo, cioè un po' più consistente. Quindi su quel target specifico, sempre su quel target specifico c'è anche il nostro ennesimo squalo, perché noi tutte le estati non ci facciamo mancare nessuno squalo, che è appunto Jet Ski. E quindi quelli sono film che vedremo che cosa riusciranno a produrre durante l'estate. È ovviamente un grande punto interrogativo. Mentre invece gli altri due, molto più adulti, molto più consistenti, molto più anche importanti da un punto di vista produttivo e casualmente francesi entrambi, sono Maigret, di Leconte e November, o Novembre, forse bisognerebbe dire, che è il racconto dei giorni successivi al Bataclan e agli attentati a Parigi, in cui la polizia francese, attraverso l'intelligence e tutto un movimento molto segreto, che allora non era assolutamente pubblico, riuscì poi a trovare gli attentatori. Qual è la grande sfida e qual è la grande domanda? È che ovviamente il pubblico più adulto da un punto di vista demografico è quello che va riportato al cinema più di tutti, perché è quello che non ci sta andando. La qualità, la cosiddetta qualità, le cosiddette sale di qualità e film di qualità sono quelli che, se andiamo a vedere i numeri, sono quelli che in assoluto stanno soffrendo di più. Però è chiaro che se non gli diamo prodotto non sapremo neanche mai se ci torneranno o no al cinema, quindi è un po' un circolo o vizioso o virtuoso in base a come gira. Esatto. Per chiudere, com'è nata la collaborazione invece con Paolo Ruffini, con cui uscirete a ottobre, giusto Allora, per orientarci? su questa cosa, questa è tutta da definire. Cioè allora, la conoscenza con Paolo Ruffini è una conoscenza che c'è da tempo, abbiamo visto molti suoi progetti, cioè in particolare questo avevamo letto la sceneggiatura, non abbiamo letto, non ho, io non ho visto molto di girato, eccetera, però è un progetto molto, come dire, didattico, non escludo che la maggior parte del lavoro verrà fatta con le scuole, quindi con la possibilità di far vedere il film ai ragazzi, perché comunque il tema è delicato, è delicato, ma è delicato per i nostri figli, per noi adulti è un po' meno delicato, perché non è che affronti, oppure quantomeno le dinamiche legate a quel tipo di relazione sbagliata, ovvero il bullismo, nel caso degli adulti, hanno un altro nome e hanno anche altri sviluppi. Ecco.
Per cui vedremo, non so risponderti in maniera precisa adesso. Ultima cosa, un titolo su cui punti. Titolo su cui punti, in realtà l'ho già citato in parte, però è una mia, come dire, una mia fissa, spero di non restare deluso, ed è Hatching, perché Hatching è un horror molto molto figo, non è solo un horror puro da teenagers, è uno di quegli horror che in un mercato diverso da quello di oggi avremmo cercato di allargare molto, anche ad un pubblico che non necessariamente va a vedere sempre gli horror. Chiaramente ci proveremo lo stesso a farlo e mi auguro anche che ci si riesca, perché è proprio è un film figo, non è solo un horror in senso stretto. Grazie mille. Grazie a voi.